Buongiorno ragazzi, ho incominciato questa bella giornata di San Valentino piangendo. Scusate che sto ancora così, ma mi hanno appena bussato. Io pensavo che avevo lasciato le luci della macchina accese come sempre e ho detto ecco qua, mo non parto. E invece era il fioraio che alle 7:30 mi ha portato questo, ragazzi. Vi faccio vedere bene perché sono 12 rose, il giorno che ci siamo incontrati Ale è il 12. Non so che si regalano 10, però non lo so. Fatto sta che sono rimasta ancora una volta senza parole. E queste sono lacrime di felicità perché vi mostro questo. Ah, ci ho fasciata. No, perché voi sapete che io come voi ero una di quelle donne che San Valentino non me ne importava, per carità, però quando vedevo che succedevano queste cose facevo, ah, però perché io non ho mai trovato un uomo che mi facesse queste sorprese bellissime a prima mattina, no? Sai, certe volte mi sono mancate queste cose e quindi averle è una sensazione meravigliosa anche perché, vabbè, con Ale e San Valentino tutti i giorni, cioè voi vivete con me e lo sapete, no? E non lo faccio perché vi voglio far sapere i fatti miei o ripeto per farvi invidia. Vi dico queste cose per darvi speranza, per darvi conforto a tutte quelle donne che hanno avuto una forte delusione, che si può tornare a essere felici e che le cose belle succedono. Cioè, ragazzi. Con lui e San Valentino sempre, veramente, perché lui ti fa sentire amata sempre. Ma devo essere sincera, ve lo giuro, sui miei figli non me l'aspettavo, proprio perché lui lo fa sempre. Quindi, buon San Valentino a tutti voi, a chi ama, a chi cerca l'amore, a chi ce l'ha, a chi sta con i propri figli, a chi, a qualsiasi persona. Ma anche non persona, anche il proprio amico fidato, no? Quello che in casa a volte ci dà più affetto di una persona. Sto parlando dei nostri cani, dei nostri gatti. Io personalmente tengo il mio pesciolino rosso che tiene 9 anni, Cocò, ormai. Perché l'amore non si può definire solo per il compagno, per il marito, anche se è qualcuno che aggiunge quel tocco in più alla tua vita, rende la tua vita perfetta, è una cosa meravigliosa. Però l'amore ha tante sfaccettature e quindi io oggi faccio gli auguri a tutte quelle persone che sono innamorate della vita, che amano follemente questa vita con i loro problemi, con le loro vicissitudini, con la loro sofferenza, ma che tengono ancora il cuore che spera ancora. Vi auguro di cuore di poter festeggiare questo San Valentino con la speranza, con il sorriso, con l'amore di chi vi circonda. E che dire, è difficile, io rimango senza parole, ma Ale stamattina mi ha fatto piangere di felicità. Tu dici, basta così poco? Sì, secondo me non è poco, assolutamente. Questa è la dimostrazione che, come dice lui, volere è potere, perché a 800 km di distanza mi ha fatto rimanere così. La prima mattina e non riesco a non smettere di ridere perché fa piacere, perché questi sono i gesti che fanno piacere veramente e niente, vi auguro buona giornata, vi voglio bene, buon San Valentino a tutti e buona vita. Auguri agli innamorati, che si cavoli, che si cavoli. Aspettate, che lato non aveva cimore perché che lei è timida. Vieni qua, mamma, alza di alza, vieni qua. Perché sono troppo grande. Eccola, aspettiamo con un telefono. Allora, da noi, tanti auguri. Di buon San Valentino, Di buon San Valentino. San Valentino, in metropolitana, in due bus, in una macchina, l'importante è che valentinate insieme. E niente, che ne pensi di questi fiori che mi ha mandato Ale? Oh, no, bellissimi. Ti piacciono?
Non c'è tu? Sono belli, dai. Cioè, non sono belli, però sono veramente bellissimi. E che stai? Mamma mia, buon San Valentino a tutti. Buon San Valentino. Ma chi è Tino? Buongiorno e grazie ancora, amore mio. Veramente, unico, come sempre. Ciao, Alex. Ciao, Alex. Ciao, Alessio.